Bene, partiamo con la prima ricetta. Iniziamo la ricetta con il cornetto base, quindi il cornetto prevede l'uovo con il cornetto base con lievito di birra. Bisognerà prestare attenzione a controllare la temperatura dell'impasto. Facciamo un rettangolo. Il nostro burro andrà incassato in mezzo, ma dovrà essere pari alla pasta. Lo allunghiamo leggermente, così. Allora, la pasta deve essere a filo con il burro. Non dobbiamo trovarci la pasta qui, perché altrimenti non ci sarà la stratificazione pasta cornetto, burro, pasta cornetto, burro. Una parte di impasto, in questo modo. Chiudiamo a libro, chiuso a libro. Se fossimo con il mattarello, la tireremo in questo modo o in questo modo, non è importante. L'importante è che va tirata sempre dalle parti aperte e le parti chiuse mai. Ripetiamo, allunghiamo leggermente la pasta, giriamo così e formiamo il nostro cornetto. Una volta usciti dal forno, possiamo spennellarli con una bagna di due parti di zucchero semolato e una parte di acqua fatta bollire e poi raffreddata. Dorarlo per metà, così. E facciamo una foto di presentazione. Io spero che questa lezione ti sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima lezione, dove ti mostrerò come fare i bicolore. Ciao!